E-bike setting. Oggi parliamo di come settare la propria bici elettrica per andare in fuoristrada. Perché, come tutti sappiamo, le bici a pedalata assistita sono leggermente più pesanti ed hanno il peso distribuito in questa zona con la batteria e con il motore. Quindi, come cambiare il proprio setting rispetto a una bici normale? Andiamo a vedere. Cheers. Bene, per il setting ci sono due strumenti abbastanza fondamentali: la pompa della pressione della forca e dell'ammortizzatore e questo che serve per misurare la pressione delle gomme. Per la scelta gomme, ad esempio, io sono andato su una gomma AGC, che è la carcassa da discesa al posteriore, e una EMC, che è una carcassa apposta per le bici elettriche all'anteriore. Mentre a livello di sospensioni abbiamo sospensioni ad aria, 150 mm di escursione al posteriore e 160 all'anteriore. Partiamo con la pressione delle gomme, quindi accendiamo il nostro mini computerino, io la misuro in bar, tanti vieni, fai il giro, andiamo a vedere che pressione ha la gomma posteriore. Qui dice 2,20, è molto dura, andiamo a sgonfiare e 1,90, sgonfiamo ancora un po', 1,80, 1,80 bar, quindi al posteriore in questo momento abbiamo circa 1,8 bar, che secondo me su una bici elettrica va abbastanza bene, soprattutto perché il peso al posteriore si sente di più, soprattutto su certi percorsi, ad esempio qui dove c'è tanto sasso. Andiamo a misurare anche l'anteriore, fai il giro sempre dall'altra parte. Davanti siamo a 1,56, scendiamo un filino, secondo me 1,5 per il mio peso, 68 kg, è una pressione abbastanza corretta per terreni duri come questo. Andiamo invece a controllare ammortizzatore e forcella. Perché? Per andare a misurare il sag. Ora vi faccio vedere come si fa. Si infila questo. Questi sono misurati in PSI. Qui ci dice 104 come valore, che appunto per il mio peso va abbastanza bene. Ora la svito e vi faccio capire che cosa voglio dire, che cosa intendo. Cosa voglio dirvi? Voglio spiegarvi il sag, cioè quanto affonda la bici quando il rider ci sale. Bisognerebbe stare in piano, adesso sono un po' in pendenza. Quindi saliamo sulla nostra bici, ci si fa in genere tenere da qualcuno, si abbassano gli OR, che sono questi affarini blu, e scendendo si guarda quanto l'OR è salito rispetto alla posizione standard della bici. Quindi guardiamo davanti e guardiamo dietro, in genere io tengo attorno al 20% di sag, quindi la bici affonda del 20% rispetto alla sua massima escursione. Che cosa vuol dire? Vuol dire che è una bici abbastanza sostenuta, una bici che ci tiene abbastanza in piedi quando andiamo sui trails. Le gomme le abbiamo già viste, adesso andiamo a vedere come lavora la bici sui sentieri. Ok, sempre parlando di regolazioni, abbiamo due cose molto importanti, anzi per la verità tre su queste sospensioni, che sono il ritorno, le compressioni alle basse e alle alte velocità.
Quello su cui mi voglio focalizzare oggi è come cambia soprattutto l'idraulica nella parte del ritorno della forcella, quindi come la forcella e l'ammortizzatore rientrano dall'escursione fatta in compressione rispetto a una bici normale. Perché se la parte anteriore della bici è più stabile rispetto a una bici normale, ma comunque non risente di tutto il peso della bicicletta, la parte posteriore invece sente questo maggiore peso del motore e della batteria. Quindi il mio consiglio sull'elettrica rispetto alla bici normale è di aprire i ritorni, quindi avere una bici che a livello di idraulica rientra dalla sua escursione in maniera più veloce. Quindi quando prende un colpo, in sostanza il ritorno è la regolazione di quanto veloce o lenta torna la forcella e l'ammortizzatore rispetto a una bici normale. Sia la forcella che l'ammortizzatore apro di più rispetto a una bici normale, perché la forcella mi serve per andare a tirar su la bici se devo fare un salto o ollare una roccia, quindi quando vado in compressione poi lei ritorna e mi aiuta perché è più veloce nel tornare. Ma soprattutto l'ammortizzatore, la parte posteriore, avendo questo peso, cosa succede? In discesa, soprattutto quando si fanno delle rocce o delle cose un po' più difficili, la bici va in compressione, ma con tutto il peso che ha rimane giù, e quindi aprendo decisamente il ritorno la bici ci segue di più, avete meno rischio di foratura e avete sempre un sacco di grip e avete una bici più reattiva. Ora andiamo sui trails, così ve lo spiego anche in base a quello che andiamo a trovare sul sentiero. Ok, avete visto un po' come lavora la mia bici sui sassi, sui tratti veloci, qualche piccolo drop, quindi come le sospensioni e le gomme vanno ad aiutarci nel riding. Che dire, chiaramente la mia bici è abbastanza sostenuta, quindi difficilmente vedrete tutto il travel fatto con la forcella o con l'ammortizzatore. In genere è più facile fare un fondo corsa con l'ammo che con la forcella. In ogni caso, questo non vuol dire, non significa che dovete tenere le sospensioni super dure. Fatele lavorare, è chiaro che quando fanno tanti fondo corsa, quindi quando vanno tante volte ad impaccare fino a fine corsa, la forcella è troppo morbida. Tenete un sag, secondo me attorno al 25-30% va benissimo. E mi raccomando, appunto, aprite i ritorni. Avete visto come il ritorno corretto copia bene l'asperità, la bici ha sempre tanto grip ed è reattiva, quindi vi segue. Chiaramente va sempre guidata, non state appese alla bicicletta, però la bici reattiva vi permette di giocare un po' di più e di usarla praticamente come una bici normale. Spero che queste cose vi siano state d'aiuto, spero che i miei tips vi piacciono, ne faremo probabilmente altri sempre su moto.it elettrico. Iscrivetevi al canale YouTube di moto.it e ci vediamo al prossimo Educational. Mi raccomando, non dimenticate di scriverci e dirvi cosa volete vedere, perché è una cosa molto importante e noi vi accontenteremo. Cheers!